Vincendo in rimonta la propria partita a Rosarno, il Città di Guardavalle con una settimana di anticipo approda al campionato di promozione calabrese per l'annata prossima. È costruita per vincere la squadra di Gesualdo Calabrese e del presidente onorario Mimì Salerno, uomo di antiche tradizioni sportive, ritrova appunto per il suo paese una categoria che certamente più si addice ad una squadra che certamente nel corso degli anni ha fatto campionati superiori e che ha ben militato in eccellenza anche con giocatori di una certa importanza. Campionato meritato, dicevamo, per il Guardavalle, che in pratica ha saputo gestire anche qualche momento critico della propria stagione, ma che poi alla fine è stato più regolare rispetto alle altre squadre. Le altre squadre che invece vicendevolmente si sono eliminate dalla lotta per il primo posto e adesso si devono cercare, con domenica prossima che sarà l'ultima giornata appunto di campionato, devono cercare di giocarsi le posizioni migliori per la disputa dei playoff, a cominciare proprio dal duo Real Pizzo Barghelia, che oggi si incontravano in una partita diretta che vede in rimonta il Real Barghelia vincere 2-1 a Pizzo contro il Real Pizzo appunto, e quindi portarsi in seconda posizione. E dal Barghelia, proprio in virtù degli scontri diretti, domenica prossima basterà un pareggio per riconfermare appunto la sua seconda posizione. Il Real Pizzo invece a questo punto deve stare attento, perché probabilmente c'è l'arrivo della Promo Sport, che domenica renderà visita veramente proprio al Guardavalle, ma un Guardavalle già promosso potrebbe non, con i festeggiamenti fatti in settimana, potrebbe non avere interesse a questa partita. Però nel calcio, lo diciamo adesso e lo confermiamo per tutte le categorie, è sempre bene giocare come si è fatto per tutto il corso dell'anno. Possono essere accettate anche situazioni particolari, però lo sport deve essere onorato in tutto e per tutto. Dicevamo il Real Pizzo che invece dovrà andare a giocare proprio a Piscopio la partita finale, e questo potrebbe significare che il Piscopio intanto rientrerebbe nella disputa della possibile playoff, sempre che il Real Barghelia non voglia battere il Montepone e quindi restare con i 10 punti di vantaggio appunto sulla quinta in classifica. Però ancora ci potrebbe essere l'opportunità di fare un Real Barghelia Piscopio e un Real Pizzo Promo Sport, da vedere a che se a campi in che campo bisognerà giocare, se a Pizzo o alla Mezia. Per quanto riguarda la coda della classifica, segnaliamo il pareggio del Borgia contro il Real Montepaone, il pareggio che porta la squadra del presidente La Piana sicuramente a considerarsi salva per quanto riguarda questo campionato, perché avrebbe 30 punti, 4 punti di vantaggio sulle quintultime, che sono Montepaone, quintultimo, quartultimo, il Martelletto, 26 e 25 punti, quindi il Borgia per quest'anno è salvo e cercherà di riportarsi nelle zone che più gli competono nella prossima stagione. Vedremo quello che succederà. Invece, per quanto riguarda la coda, si gioca sempre quest'ultima posizione tra Real Mileto, Prasar e Comprensorio Corace, con il Prasar che dovrà fare una partita importante per domenica prossima e quindi vedere quello che riuscirà a fare. La partita in casalinga contro le Città di Soverato, il Real Mileto andrà a Martelletto e qui il Martelletto certamente non può regalare nulla, perché si trova nella quartultima posizione, potrebbe sperare di riguadagnare almeno la quintultima, e il Comprensorio Corace che invece dovrà giocare in casa contro la Rombiolese. Partite che potremmo pensare che possano avvenire con la vittoria delle tre, il che comporterebbe una retrocessione diretta, e le altre due che devono giocarsi il play-out con Real Montepaone e Martelletto Settigiano. Bisognerà vedere a questo punto le posizioni.